Ragazzuoli, ci sono quelle notizie di calciomercato che un pochettino ti mettono in agitazione. Perché poi quando c'è il nome di Zaniolo, io non lo so, sto sempre lì in allerta. Per me, quel ragazzo è sempre un po' una ferita aperta, una di quelle ferite che non cicatrizza, il cui dolore sta sempre a far da campanellino d'allarme, ecco. Zaniolo scambiato per Bernardeschi. Perché? Perché lo dice Tutto Sport. Perché, attenzione, ci fa sapere Tutto Sport. Non c'è nulla, Però, ecco. Ah, ha catturato la mia attenzione perché poi si parla anche della prima pagina odierna del quotidiano Tutto Sport. Sì. Però appunto mi metti la prima pagina, Zaniolo, Bernardeschi, perché la Roma e la Juventus sono in ottimi rapporti e quindi si può fare. Sono in ottimi rapporti, perché sono in ottimi rapporti me la puoi mettere in quel posto? Vabbè, e questa è una. Poi perché? Praticamente la Roma adesso con questa pandemia avrebbe bisogno di incassare. Zaniolo può essere una pedina. Ecco, non lo so. Questo è il perché Zaniolo può andare all'Juventus per Bernardeschi o più conguaglio. Magari è la Roma che deve sborsare qualcosa. Non lo so. Io non lo so. Questo giornalismo, siamo sempre là e lo so, direte voi, ne schierotti i coglioni, stai sempre un pochettino a vedere il pelo nell'uovo. Eh sì, ma se lo vedo il pelo, come sto vedendo una mosca che sta rompendo le scatole. Ecco, se la vedi, c'è, ti rompe le scatole, ti rompe le scatole. E c'è il pelo nell'uovo, sì, il problema è che c'è il pelo nell'uovo, questo è il discorso. Ma mettiamo il primo titolo. Cioè la prima pagina è in bella mostra Zaniolo e Bernardeschi. Ma Zaniolo e Bernardeschi cosa? Ma quando? Perché? Cioè perché poi parliamo di un giocatore di 20 anni con uno di 26 che Sarri, poverino, ci ha provato in tutti i modi a buttarlo lì nel campo, ma niente da fare. I tifosi non lo vogliono vedere. Parlo di una quantità di tifosi, perché poi ci saranno sempre quelli pro, contro, è ovvio, ci mancherebbe. Quindi perché prim titolone questo Sarri? Ma perché? Io mi chiedo sempre perché, e ripeto, se è una cazzata, dici ma tu Neschi, allora che cazzo ne parli a fare? È vero, però ti dico una cosa, tu non mi stai pagando a me, cioè tu stai vedendo sto video, sei qui seduto, non lo so, chissà che cosa stai combinando. Fammi sapere cosa stavi facendo adesso mentre che guardavi il video. No, tu sei lì, guardi il video, che a posto. Non è che hai dovuto, invece per leggere magari un articolo di Tutto Sport o di qualsiasi giornale, ecco, devi pagare la monetina, devi sganciare. Allora, perché scrivere cazzate per vendere, perché poi, ripeto, queste sono le motivazioni. Perché Zaniolo per Bernardeschi? Perché abbiamo detto pandemia e quindi la Roma deve vendere. Perché la Roma e la Juventus sono in ottimi rapporti e perché a Paratici piace Zaniolo. Queste sono le tre motivazioni per mettere Zaniolo e Bernardeschi in prima pagina. Adesso. Prima pagina e per farci un articolo che sembra che ci sia una trattativa sotto, hai capito qual è il discorso? Perché non è che sembra che ci non c'è niente, che poi lo dice, lo ammette stesso Tutto Sport, non c'è niente, non c'è niente. Vabbè, però Bernardeschi Zaniolo si può fare, già vedo ricondivisioni, si può fare, tifosi in bisibiglio, quella. E poi per me, ripeto, è una ferita aperta perché denigrare uno scambio del genere quando io ci ho preso Nainggolan, cioè anche una beffa, è anche una doppiamente beffarda la situazione, quindi non, lasciamo stare, vabbè, lasciamo stare, lasciamo, però vabbè. E queste, no, ogni tanto mi vengono ste perle perché rimani lì di sasso e ti domandi perché, perché, perché Paratici e...
Fatemi sapere cosa ne pensate voi. Commentate, likeate. A sto punto, perché no? Iscrivetevi al canale. Io vi abbraccio, cari ragazzuoli. Al prossimo video.